Attenzione a De Progremer, che ha 179 trofei, non è assolutamente scarso, è un deck con il domatore 2.6 o 2.8, raga, scrivetelo ora nei commenti, ma lo scopriremo dalla prossima carta. No? 2.6 o 2.8? Ancora non l'abbiamo scoperto, dipende dal cavaliere o dal golem del ghiaccio. 2.6 o 2.8? 2.8 come il mio, un'altra volta il mio stesso deck, lol. Avrà anche il tempo per piazzare un cannone, io non posso mettere la farfalla. Se la sta giocando molto bene per il momento. 10 minuti alla fine! Sta per finire il torneo, raga. 2.8 l'avete preso, bravissimi, bravissimi, ottimi con i predict. Grazie per il supporto comunque, raga, siamo un botto di gente. Nonostante sia sabato pomeriggio, quindi la gente esce, siamo un botto di ragazzi e mi fa piacere giocare con gli abbonati che supportano il canale, è bellissimo, raga. Che cosa siamo riusciti a creare? Una community di Clash Royale che non esisteva prima! Non esisteva! Qui ho sbagliato, qui ho usato troppo, eh. Però se riesco... Forse se riesco a togliere il moschettiere, attenzione. Un hit a torre! Non lo faccio. Non lo faccio. Diciamo che si è difeso con tanto elisir. Però... Devo un attimo gestirla. Cavolo, raga, comunque giocare con il mio stesso deck contro gente che sa utilizzare il mio stesso deck è difficile, cioè, sono tutti pareggi. Vinci solamente di misclick. Vinci solo di misclick. Lui ha il cannone che non riesce a mettere. Cavaletta, non è possibile. Ma non è possibile. Non è assolutamente... Non ho fatto neanche un hit a torre. Bella la fireball predictor. Non mi ha preso il cannone. Non mi ha preso il cannone, Pulito. Ora lui è costretto a difendere il cavaliere. Quindi io vado a sfruttare il moschettiere sulla destra. Vado di fireball predict sul moschettiere. Dovrei strappare, credo, un hit. Un hit è arrivato, anche sprecato il cannone. Buono per noi, buono! Ragazzi, la situazione si è sbloccata finalmente con una giocata. Si è finalmente sbloccata, moschettiere. E mi sono preso un hit da pollo, mo mi prendo la fireball. Che pollo che sono. Che pollo che sono. Fireball tattica. È riuscito a mettere il cannone, ma la fireball ci riesce! E arrivano due hit per il domatore. Bello pulito, bello clean. Così ci piace. A noi ci piace giocare così. E subito il tronco per la pulizia del domatore e del moschettiere. Arriva la farfalla, ottima la farfalla. Riesco a difenderlo comunque con gli scheletrini. E provo di nuovo un altro push di domatore e moschettiere sul ponte per counterare l'eventuale cannone messo vicino al fiume. Devastante questo predict. Arriva anche l'hit. E quindi è servito. E quindi ce la stiamo giocando. Vai Grax. Fireball sul moschettiere. Facciamo vedere la supremazia con il nostro deck. Cerchiamo di portare alto il livello del nostro domatore. Lui andrà sicuramente di domatore, quindi 3, 2, 1. Tronco in predict. Non è vero, è stato molto molto bravo, molto molto sveglio. Arriva anche una farfalla, giocata molto bene. Ma il moschettiere dovrebbe riuscire a difendere lo stesso. E riesce a difendere. Raga, raga, è il momento, credo, saliente. 46 spettatori. Preferisco colpire il moschettiere piuttosto che il cannone, perché probabilmente l'avrei miscliccato. Riesco a colpire, ci bastano due firepalla. E il tronco mi serve per il gelino e il domatore. Il moschettiere arriva sulla sinistra, vado con un cavaliere. Cerchiamo di gestirla tranquillamente. Tranquillamente un parolone, perché comunque il domatore è riuscito a spaccare il cannone. Mi prendo un hit pesante. Niente, raga, due fireball predict, ho vinto. 3, 2, 1. Vamos col primo. Cerchiamo di prendere il cannone. 3, 2, 1, preso il cannone. Bella per noi. Ma il domatore non va in hit. Ha sprecato tante di sir. Abbiamo vinto la partita. Vado di tronco. Cerchiamo di difendere. Il cannone questa volta lo stacco. Occhio, perché comunque è arrivata la fireball. Non prende il cannone. Grandissimo De Progamer. Tutto per te. Martellone. E flex. What? Oh, mamma, mi ha preso un colpo, raga. GG, GG De Progamer, GG, bellissima partita. Raga, abbiamo fatto due pareggi e tutte vittorie. E mancano esattamente, io non vorrei prendere Steph, perché se prendo Steph perdo, dato che lui ha il mastino. C'è Darius e Steph sta giocando. Boni, raga, 6 minuti. Zeus, siamo contro Zeus, raga. E Steph stava giocando, subito il domatore tattico. Devo giocarmela, raga. Voglio provare a migliorare la mia posizione nei tornei. Nice. Gran giocata per lui. Il gigantone Royal. E ho sbagliato il posizionamento del cannone. Mi sono preso tre hit pesantissimi. Primo misclick di questa live. Pesante. Un misclick che ha fatto molto molto male. Lui di sicuro ha i barbari. E il domatore non mi hitta, perché li ha messi anche bene. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Partita completamente da rivedere. Preferisco andare di farfalla piuttosto che sprecare un botto di roba. E cerco di prendere il predict. Al bacio. Con calma, raga. Con calma, ragazzi, perché questa partita è tosta. Ho preso troppi hit ad inizio partita. È vero che secondo me il Giant Royale nelle sfide perde un po', ma dobbiamo lo stesso giocare bene. Cioè, non mette... questa qua non è una cosa da mettere in discussione. Se non gioco bene perdo lo stesso. Non dovrebbe avere di nuovo i barbari. Oh, yeah. Gran giocata per noi. Gran giocata per noi.
Top giocata per noi. Hit importanti. Rotazione rotta per lui. Spiritello del ghiaccio. Che botta di fortuna, raga. Devo giocarmela bene. Vai Grax, vai Grax. Domatore. Il minatore può anche hittare. Non ci dà problemi. Fireball. Un hit. L'hit arriva. Arriva anche la fireball. E ora in per due, ragazzi, ce la giochiamo. Come on Grax. Arriva il Giga Royale. Questa volta, ragazzi, cerco di mettere il cannone bene. Vado di tronco. Perché si è girato, lol? Ma dai, gigante Royale maledetto. Ce l'ho fatta. Esatto. Vorrei sbloccare. Vai Grax. Gran giocata, raga, vi alzo la musica che sta per finire il torneo. Ma che caspita ho fatto? Ma non avevo messo il domatore? Cioè non mi dire che vado a perdere la partita per sta giocata, raga, mi sento male, vi giuro. Cioè non mi dite che perdo la partita per una fireball messa a posto di un domatore. Mi sento male. Anch'io cercavo di mettere la musica, giustamente mi merito anche di perdere. Barbari, arriva il gelino, arriva la fireball. E non arriva l'hit. Peccato. Tutte partite tostissime, tutte super partite. Cannone tattico. Vado di cavaliere, ho sbagliato il cavaliere, dovevo andare per il minatore. Ma comunque stiamo difendendo. Occhio, occhio, perché quello ci fa un botto di hit. Non ci ha fatto il secondo, va bene, va bene, va bene. Ho fatto bene a non andare di domatore. Ho fatto bene, meglio difendere, meglio andare tranquilli. Perché se prendo hit pesanti dal gigante io l'ho perso. Arriva la zap. Sì, raga. What a predict! What a predict! Mamma mia! Questo è Clash Royale! This is Clash Royale! Grande Zeus! Questo è il Clash Royale che ci piace! Partita incredibile, magistrale! Vai Gauco! Raga, ultimissima partita! Ultimissima partita, ragazzi! È stato un torneo assurdo questo! Raga, tutti con le mani in alto, please! Voglio il massimo supporto, perché questo è stato il miglior torneo che vi abbia mai giocato! Il migliore in assoluto per questo momento! Primo golem che becchiamo contro, un golem che ci potrebbe fare molto molto male! Bella la fulmine, raga! Bella la fulmine, occhio! Estrattore fulmine, mazzo counter! Se perdo questa, ragazzi, perdo una cosa come 50 trofei! Se perdo questa partita, perdo una cosa come 50 trofei, ed è follia. Ed è follia per un momento del genere. Non dovrebbe avere tante Isir. Alla Nightwitch, golem. Ragazzi, questo è un mazzo counter per me, attenzione. Arriva l'estrattore, mi ha salvato praticamente, perché io riesco a congelare il tutto, non prendere neanche un hit senza andare a sprecare il moschettiere. Grax versus Gauco. Se perdo questa, ragazzi, perdo tutto. Voi siete folli. Ma lui andrà sicuramente di golem. Esatto, lo sapevo. Domatore all'altra parte. Veloci, 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 veloci. Domatore sulla destra. Domatore sulla destra. Facciamogli sprecare carte. Facciamogli sprecare il boscaiolo. Buono, 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 buono. E devo andare di cannone lontano. Andare di tronco sulla sinistra. Il problema è che il boscaiolo mi tira giù il cannone. Il boscaiolo mi tira giù il cannone. Dovrei riuscire a tirare giù il golem senza farlo ittare. Ok, il golem non ha ittato la torre. Metto un moschettiere così bello tatticissimo. Gran giocata, ragazzi. Gran giocata per noi. Gran giocata per noi, raga. Non ho tolto il draghetto, ma non è un problema perché mancano 40 secondi. Devo mettere... ecco, lo spiritello serviva prima. Occhio alla fulmine, ragazzi. Occhio alla fulmine. Occhio alla fulmine, ragazzi. Occhio alla fulmine. Doppio cannone. Mi ha tolto... non mi ha tolto il drago! Non mi ha tolto il drago! Arriva la fulmine! Occhio, raga! Non mi ha tolto il drago, rischiato di perdere per colpa di... Che partita, raga! Che partita, raga! Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato tutto, raga. Ho sbagliato tutto, riesco a strappare un hit. Ma ho sbagliato praticamente tutto perché a lui bastano due fulmini. Grax adesso, push adesso, Grax. Vai Grax! Se! Non ci credo! Ci bastano due hit, uno! Due! Grande Gauco! Dodici trofei! Sì! Ci tengo a precisare una cosa. Vi ho fatto una promessa quando ho iniziato a startare tornei. Vi ho detto, ragazzi, io non arriverò mai prima per prendermi le carte, eccetera. Scusate, ragazzi... ma per una volta voglio fissare la prima posizione di Grax nella Hall of Fame
di Discord. E l'ho voluto fare per il numero 7, perché il numero 7 è un numero molto molto importante per me. Quindi vi prometto che dai prossimi tornei io non arriverò mai più in assoluto primo. Sono arrivato finalmente una volta primo, mi accontento, non ci arriverò mai più. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore a tutti, perché è stato un torneo incredibile. Partite davvero assurde. Ne ho pareggiate due, vinte tutte quante. Sono soddisfattissimo, ragazzi, per il vostro supporto. Siete incredibili, grazie di cuore a tutti, ragazzi. Scusate, raga, era una rivincita personale. Dovevo per forza vincere. Dovevo per forza vincere per scacciare via tutto il devasto delle live, tutti quanti gli haters. Finalmente, raga, sono arrivato primo. Mi accontento, non ci arriverò mai più, non mi interessa. Però giocherò per giocare insieme a voi e voi vincerete tutti quanti i tornei. Vi ricordo, se volete partecipare a questi tornei, che start una volta a settimana, anticipo tutto. Infatti questo qua, ragazzi, già lo sapevamo da due settimane. Se volete, trovate il link per fare l'abbonamento in descrizione. Vi aspetto in tantissimi. Il server Discord è gratis per tutti quanti gli abbonati. E lì avete un sacco, ma davvero un sacco, di roba interessante. Mi dispiace che molti si siano persi la live per colpa delle feed, ma ben gli sta, perché la vittoria del torneo l'hanno vista solamente i veri fedelissimi del canale. Ragazzi, grazie di cuore a tutti, per oggi è tutto. Un bacione, ragazzi, buon sabato, ci becchiamo domani con un video di Clash Royale. Ciao a tutti, ragazzi, ciao ciao!